nana vecchi, ma cacchiato zitta, bara vecchia, i ma cacchiato zitta, bara vecchia. All'acqua, l'acqua, l'acqua, sciama la fontana, e quando zitta scende la zitta indiana, e quando zitta scende la zitta indiana. Per l'evento un filo d'olio organizzato dall'Associazione Culturale Sensazioni del Sud con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Conversano, dal Consorzio Trulli Grotte Mare, dal GAL Sud-Est Barese. Patrocinio gratuito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Regione Puglia e della Provincia di Bari, si è tenuta questa mattina, 26 gennaio 2013, nella sala conferenze del Castello Acquaviva d'Aragona, la conferenza stampa. Sono intervenuti Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano, Pasqualino Sibilli, assessore alle politiche culturali di Conversano, Gabriele Curiano, presidente Associazione Sensazioni del Sud, Lucio Giordano, regista del corto Un filo d'olio, Giuseppe Locortonio, assessore alle attività produttive di Conversano, Francesca Lippolis, assessore ai servizi sociali, Eustachio Cazzorla, giornalista e sommelier degustatore. Nella sala è stata esposta un'opera, Ulivo solitario, 74x34 cm, tecnica Materico, su compensato, di Raffaele Prunella, che terrà una mostra all'interno del percorso Un filo d'olio. L'evento, fissato nei giorni 8, 9 e 10 febbraio 2013, nei quali saranno mescolati armoniosamente cultura, arte, tradizioni, gastronomia e musica, si snoderà per le vie del borgo antico della città di Conversano. Nell'arco delle tre giornate sarà possibile degustare prodotti locali e prendere parte a interessanti laboratori didattici. L'iniziativa prevede inoltre l'esposizione e vendita dei prodotti artigianali tipici della Puglia e sarà animata da eventi musicali, spettacoli itineranti in scenografie mozzafiato e da tante sorprese e curiosità. La manifestazione Un filo d'olio nasce per valorizzare uno dei prodotti più antichi e più importanti della nostra terra, l'olivo. Durante la conferenza è stato proiettato il promo del mediometraggio della regista Lucio Giordano, Un filo d'olio. Le riprese e il montaggio video sono state a cura di Raffaele Prunella, Infotel 333 21 64 709. Email sirioart@libero.it. Rappresenta, come ho detto prima, la continuità che noi vogliamo dare nel tempo a questa manifestazione a cura dell'associazione, scusate, delle escursioni a cura dell'associazione Naturaviva. Abbiamo dei laboratori didattici sempre a cura dell'associazione Naturaviva. Abbiamo l'esposizione di alcuni quadri. Abbiamo l'evento espressioni diverse di Eleonora Scicci, poi magari dopo lei vi dirà un po' meglio di cosa si tratta. Abbiamo maschere a corte all'interno di questa manifestazione di Federica Carone, anche lei dopo ci dirà due parole sul suo evento. È una manifestazione completa. Noi non volevamo solamente fare una manifestazione dove si veniva, si mangiava, compagnia. Vogliamo proprio lasciare qualcosa alla gente, alle persone che ci vengono a trovare. Chiaramente per questa manifestazione io devo ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale, il sindaco Giuseppe Lovascio, l'assessore di attività produttive Giuseppe Locortonio, l'assessore Pasquale Sibilli alle politiche culturali, e poi voglio ringraziare Eustachio Cazzorla, che è sommelier e degustatore, e non c'è giornalista, innanzitutto, prima di tutto, che ci il 10 febbraio alle ore 10.30 proprio qui ci inizierà con delle degustazioni, ci darà delle informazioni molto importanti
sul logo, anche di questo ce ne parlerà dopo Eustachio nel suo intervento. Un applauso per Bartolomeo. Perché all'inizio del nostro cinquennio, che ormai volge al termine, le associazioni che facevano vivere questa città erano, forse anche tante, però in qualche modo avevano un po' abbandonato il panorama, non erano più protagoniste. Oggi c'è un nuovo panorama di associazioni, ci sono tante nuove e ci sono tanti giovani che davvero danno vita ad una nuova città, ad una nuova conversazione. E questo è per me, per noi, possiamo dire, davvero un motivo di onore. Siamo davvero orgogliosi di quello che siete stati capaci di realizzare e anche delle motivazioni che vi spingono a farlo, e quindi ad essere protagonisti, e della intelligenza che ci mettete, la creatività che ci mettete nel realizzare questa manifestazione. Abbiamo il vino, adesso abbiamo finalmente una manifestazione sul nome. Ma la cosa meravigliosa è anche aver capito che bisogna lavorare con le stagioni, e cioè non bisogna soltanto essere interpreti dell'estate, bisogna cominciare, se vogliamo lanciare davvero in alto questa città, a pensare di fare queste manifestazioni. E questa è un'altra cosa meravigliosa, è un altro motivo di lavoro, cioè vedere i ragazzi, i giovani e anche i meno giovani insieme realizzare queste cose. Non necessariamente essere i primi protagonisti, ma collaborare sempre e comunque a quelli che sono, per la buona riuscita di questa manifestazione. Questo significa molto, perché l'unione fa la forza, non è una frase fatta soltanto, non è un luogo comune, è la verità. Quando c'è la capacità di stare insieme, quando si ha la capacità di ragionare e di mettere del proprio in ogni cosa e insieme agli altri, si fanno poi delle grandi cose. Io sono certo che questa sarà una bellissima manifestazione, una manifestazione che dà finalmente, tra l'altro, spazio ai produttori di olio, che probabilmente non hanno mai avuto, che possono mettere in evidenza, dare evidenza finalmente a quello che è un altro dei prodotti di eccellenza di questa città, davvero un prodotto di eccellenza, che non abbiamo mai probabilmente valorizzato, l'abbiamo fatto con le civiche sempre, ma con loro noi abbiamo lavorato pochissimo, vedere anche tutte le altre realtà, conversanesi, tutte le altre, fatemi chiamare, eccellenze conversanesi, mettersi in evidenza nel corso di questi giorni e poi finalmente, non finalmente, Conversano avrà, Conversano città avrà questo spazio nel mese che non ha mai avuto degli eventi, come appunto il mese di febbraio, uno spazio per mettersi nuovamente in evidenza, per mettere in mostra le sue bellezze. Abbiamo finalmente, felice di essere qui questa mattina, abbiamo finalmente un castello che ha una gestione, avremo una gestione anche di San Benedetto, sperando di aprirlo quanto prima. Abbiamo una serie di situazioni che finalmente hanno un'organizzazione, e ci mancava questa organizzazione, l'abbiamo voluta tantissimo. Credo che questa organizzazione, della quale voi siete finalmente partecipi come associazioni, ci darà tante possibilità e darà, spero, tante possibilità anche ai nostri giovani di vedere questa città svilupparsi in modo sano e pulito, e quindi con lo sviluppo poi si dà anche lavoro. Ce n'è tanto bisogno. In un momento come questo in cui stiamo davvero patendo, stiamo soffrendo, noi dobbiamo avere l'intelligenza e la creatività di rimboccarci le mani, di prendere delle iniziative come queste e quindi di portare questa città ad essere quantomeno un'isola felice, ma magari quest'isola poi si può ampliare un territorio che è assolutamente bello come quello della felice. Grazie al sindaco Giuseppe Rovascio. Vogliamo, insomma, passare la parola invece adesso, vado un po'
così, anche perché insomma l'orario si fa tardi e poi fermate a mangiare, quindi prima finiamo e poi mangiamo. All'assessore attività produttive Giuseppe Locorotondo. Grazie, sei presente, grazie agli organizzatori che mi hanno dato questa possibilità. È con una certa emozione che insomma parlo di questa manifestazione, non solo come assessore, ma invece magari del denaro, quindi un valore importante. Anche, voglio dire, a volte il fatto economico non è tutto, certo sarebbe importante, oltre a fare delle norme che giustamente tutelino bellissimi alberi secolari che noi abbiamo sul nostro territorio, come la Regione ha fatto, però cercare anche insomma, che i nostri agricoltori, anche un po' qualche cosa in cambio, continuano ad investire, a rinnovarsi in questo settore. Prima il periodo della raccolta dell'oliva era anche un periodo in cui una raccolta lenta, in cui si parlava, si dialogava, si aveva il tempo con operai, famiglie, di dedicarsi a questo prodotto, si poteva fare la raccolta fino a mai, ora è diventata una raccolta frenetica, si vuole dedicarsi di fare il più veloce possibile, perché qui bisogna dedicarsi ad altro. Invece io penso che manifestazioni come queste, che giustamente la nostra amministrazione deve sostenere, sia come del sindaco, perché era una manifestazione che mancava, visto che mancava sia una manifestazione, la valutazione di questo prodotto, ma se in questo periodo invernale, abbiamo quella del ciliegio in primavera, abbiamo il novello in autunno, abbiamo anche in estate San Rocco per il prodotto di autunno, mancava invece questa. E giustamente ora ben venga soprattutto per arricchire l'olio anche di un valore culturale, che possa poi essere un surplus che non che chissà poi dia anche un surplus economico ai nostri agricoltori. Io sono contento insomma, dell'iniziativa che ha avuto questi giovani, che ha avuto Gabriele e soprattutto di aver accolto i nostri consigli e quindi di aver chiesto la partecipazione delle nostre associazioni agricole, dei nostri agricoltori e dei nostri tantoi e ringrazio anche loro che insomma, con grande entusiasmo vi parteciperanno nonostante siano sempre oberati il lavoro e spero che sia solo un punto di partenza anche al di là di questa manifestazione, di questa amministrazione, ma si continui a valorizzare questo prodotto e si continui a dare spazio ad associazioni come queste, fatti di giovani che abbiano insomma queste belle idee, perché anche voglio dire, in tempi di crisi, di cui i soldi sono pochi, ma le buone idee penso che avranno sempre spazio. Grazie. Grazie assessore, bene, a questo punto insomma non ci rimane che un altro personaggio del panorama politico conversanese, ovvero che politico lui non si è mai definito nella sua vita, e che è l'assessore Pasquale Sibiglia. Quindi praticamente il figaro di Conversano, il factotum della situazione, ormai la vedete. Grazie. No, volevo soltanto precisare che come negli aerei e come quando fanno le hostess, abbiamo messo i cuscini sotto le sedie, se nel caso lui è la persona che parla di più di tutti, io mi sono girato un sacco di conferenze in questi 5 anni e devo dire che non ce la può fare a non dire tutto, però vabbè, ce l'abbiamo, fa tutto, che dobbiamo mica di cui dire niente. L'assessore Pasqualino Sibiglia. Grazie. Di solito io parlo di non di tutti, o meglio, tutto meno tempo ma dico più cose, di solito la cassa del senso sono un po' veloce nel parlare, nel dirle, niente, velocemente invece l'ingrattamento lo devo fare io, lo devo fare l'associazione di persone del sud, lo devo fare a Gabriele Coriano, che ha una partenza di gioco, perché per quanto è vero che faccia, come dici tu, buona parte di quelle cose, in realtà sono anche uno che pretende un po' e a volte riesce sempre a dare a tutti i tempi necessari per realizzarle. Invece loro, quando dico Gabriele, che non dico intera associazione, lo hanno davvero perfettamente fatto. La cosa bella ha già accennato il sindaco, quello che si sta realizzando, lo potrei dire a macchia d'olio, non so se può essere un termine corretto, ma in questo caso penso di sì, è proprio questo associazionismo che finalmente, e devo dire finalmente, dopo qualche anno di lavoro, sta verificandosi qui nella città di Conversano. Lo abbiamo testato ancora meglio nella città, basta non più tardi di un mese fa, avete potuto notare quante associazioni assieme hanno realizzato questo. L'abbiamo fatto nella città del 20 a giugno, 48 diverse associazioni, l'abbiamo fatto insomma varie volte in quest'ultimo periodo, devo dire che i risultati sono davvero eccezionali, non parlo di confortanti, parlo di eccezionali.
Se è vero che l'assessore era turismo della provincia di Bari qualche giorno fa, circa un mese e mezzo fa, posso dire che conversando con le città della provincia ha raggiunto più alta la più alta richiesta di permanenza nel periodo di stagionalizzante dell'inverno nella provincia di Bari, e evidentemente questo porta a un risultato. Tutti gli sforzi fatti, vedo tanti di voi che hanno collaborato a questa rassegna, vedo anche chi si è occupato nel passato di manifestazioni, ancora non parla sicuramente anche a livello regionale, sono stati alla BIT per tanti anni a presentare progetti del genere con un anno di anticipo. Poi non è un caso che questi diventano pacchetti turistici e addirittura gente viene prenota per godere di questi giorni. Ecco perché dico che finalmente il completamento di un lavoro. Chi di voi c'era come associazione culturale nel 2009 quando noi facciamo questo tipico caso generale, quindi la situazione dell'associazionismo e della cultura che ha conversato, ricorderà senz'altro che noi abbiamo fatto un elenco di cose che abbiamo voluto realizzare, tra le quali creare dei gruppi dove loro avrebbero potuto incontrarsi, creare le consulte, creare l'albero delle linee sono associative, e soprattutto mettere all'interno di questi contenitori culturali a lungo chiamati, a corte d'estate, dentro le mura, e tracci di storia, degli eventi che potessero destagionalizzare, ma soprattutto marchiare l'intero periodo. Perché l'evento foglio non è soltanto in quei tre giorni, che ovviamente verrà conversando protagonista. Se siamo bravi con i produttori, tra cui vedo veramente alcuni veramente amici e ringrazio di essere qui, e anche le associazioni che si muovono nel territorio, la creatività che hanno dimostrato non è una creatività che si capisce in tre giorni, qui c'è chi ha creato abiti attorno al mondo del loro, chi ha creato percorsi naturali che ovviamente non ha creato, semplicemente interpretato perché esistono, ma non hanno mai realizzati percorsi che potessero direttamente valorizzarli, e che non si saliscono con i tre giorni. Abbiamo fatto un'intera mostra, abbiamo realizzato, grazie anche alla collaborazione di un'associazione non conversanese, che però ha all'interno delle eccellenze come professionalità, una mostra che è partita con noi durante il periodo del 2009 e terminerà nei giorni dell'Ovio, proprio qui all'interno della nostra sezione di arte temporanea del Castello di Conversano. Perché abbiamo fatto tutto questo? Perché non è un giorno, perché non è un momento, è assolutamente un valore quello dell'Ovio, che potrebbe diventare tanto alto, tanto in più. Ora, quel giorno del 2009 dicevamo che una delle saghe dell'Ovio evidentemente realizzata era proprio questa, quindi per me è veramente un piacere poterla presentare a Sicilia, con una differenza. Che noi pensavamo una saga, questo è molto di più, è diventato veramente un piccolo momento, un fenomeno anche sociale, perché il momento di carnevale, che comunque raccoglie, immaginate anche la maschera del nome, e guardate, se siete capaci di fare anche questo. A un giornalista, cioè ormai ne abbiamo parlato ampiamente di lui in questa giornata, giornalista, sommelier, degustatore di olio, che sta Salvio Cazzola. Grazie per avermi invitato in questa città splendida, dove ormai ho degli amici incredibili. Abbiamo cominciato un percorso con il vino, ci siamo divertiti a giocare con il vino Novello, la sfida dell'olio è quell'asticella di cui parlavi tu, sull'olio, comunicare l'olio non è facile. Come si presenta a livello sensoriale l'olio, che non è mai sempre uguale, ormai c'è anche questa evidenza di fare oli diversi da diverse cultivar, i cosiddetti monocultivar, e poi ricordiamoci anche che l'olio nella sua composizione di grassi saturi e polinsaturi è il grasso più vicino al latte materno. Quindi ritorniamo alla natura, questo è il messaggio, ritorniamo all'olio extravergine d'oliva, che è un anticolesterolo, e di questi tempi abbiamo sempre più problemi a furia di mangiare gli idrogenati, e quindi ritorniamo anche a quello che è il grasso più vicino, un grasso vegetale ma che è più vicino ai grassi del nostro organismo. Quindi quando beviamo un sorso di olio ritorniamo alla nostra natura, e questo sarà il nostro messaggio. Giocherò anche, sarà anche bello, spero, non solo per i piccoli ma anche per i grandi, con diverse densità dei liquidi, e trasformeremo un fondo di olio in un bicchiere in una pallina che galleggia in un liquido. Quindi faremo un po' di magia, che sia magia non solo, ma giocheremo semplicemente con quelli che sono gli elementi della nostra natura, questa molecola di glicerina legata agli acidi grassi.
In questa manifestazione non ci sarà soltanto la degustazione, non si parlerà soltanto di olio, ma ci si accosterà anche la buona musica e poi anche altre associazioni che si organizzeranno per quanto riguarda anche lo stile. Per esempio, vorrei che Eleonora Scisi, Espressioni di Verde, ci parlasse insomma del suo evento all'interno della manifestazione Un Filo d'Olio. Come preferisci? No, intanto io mi trovo bene lo stesso, come qualsiasi cosa. Prego, sì. Solo ti metti di imbarazzo se ti metti vicino a me così. No, bisogno di una bodyguard. Il bodyguard dovrebbe essere un po' più su, io sto un po' più giù. Vabbè, pazienza. Dunque, perdonatemi se io ho scritto due righe, ma volevo non dimenticarmi tutto ed essere molto precisa e concisa. Dunque, la rassegna Espressioni di Verde nasce con l'idea di avere una liaison con un filo d'olio dove il tema portante sia il verde, inteso come sinonimo di natura e ambiente a 360 gradi, nonché il colore moda lanciato da Pantone, tra l'altro, per la prossima stagione. Quindi Espressione di Verde avrà appunto come tematiche l'arte, la moda, il design e la cultura ambientale. Saranno realizzati dei tutorial, quindi sull'ecologia applicata alla moda nel settore del wedding e negli oggetti di arredo, dove il paesaggio e i materiali di riciclo offrono interessanti spunti per applicazioni creative. Quindi in questo senso ringrazio veramente di cuore Gabriele per avermi accolto nel suo evento e ovviamente il comune per la disponibilità che ci dà di queste strutture che noi possiamo allestire e rendere veramente in veste diversa e innovativa. Concludo subito invitando tutti i presenti poi domenica 10 alle ore 11 presso la chiesa di San Giuseppe, perché presenteremo in maniera ufficiale un'associazione che sta nascendo, che è ovviamente parte della collaborazione di questo evento, che si chiama Fortindone Eventi, i cui soci fondatori saremo io, Ita Poli e Gianni Scattone. Quindi vi invitiamo a venirci a trovare alle 11 per illustrarvi nello specifico di cosa ci occuperemo e i progetti che vorremmo ovviamente portare all'attenzione di questa città di Conversano e di tutti i visitatori che verranno a seguirci. Grazie nuovamente per l'attenzione. Grazie. Tanti sono con la sua maschera a corte. Prego, Caco. Buongiorno a tutti. Allora, noi non so se ci conoscete, ci occupiamo di far parte dell'Esta Demo del Spettacolo. Lo organizziamo da 4 anni già l'evento Missione Internorba e quest'anno, siccome appunto io studio costume per lo spettacolo, ci stiamo affacciando anche per quanto riguarda il discorso del carnevale, che è una manifestazione che qui a Conversano da parecchi anni non viene più sentita, non viene più, non coinvolge più giovani e adulti. Abbiamo pensato di realizzare questa manifestazione coinvolgendo, siamo riusciti ad arrivare a 15 associazioni del territorio e quindi lo scopo principale è appunto cercare di creare un'attrazione anche per i bambini, cercando di far partecipare tutti in maniera gratuita, e danno la possibilità anche ai disabili, perché ci saranno due associazioni con loro e l'Unitalsi, di divertirsi così con semplicità, quindi utilizzando gli altri che hanno già a casa, noi li aiutiamo a modificarli, a sistemarli e in più ci saranno alcuni abiti dell'associazione realizzati appunto per legarsi al territorio, appunto ci sarà la maschera dell'olio, la maschera della ciliegia e altre maschere caratteristiche. Allora, l'evento si terrà sia domenica 3, come dicevamo, di mattina, e poi domenica 10, invece nel pomeriggio, e riguarderà anche la nuova pista ciclabile in via Matteotti, che sarà chiusa al traffico. Come diceva anche Vito, il sabato esattamente a questo concorso. Vi ringrazio e vi aspetto. Grazie a Federica. Volevo chiamare tra l'altro l'Associazione Natura Viva, perché all'interno della manifestazione ha creato insomma dei momenti legati proprio alla natura. Lascio la parola a Marica. Sa già che stai pensando. Praticamente inviteremo
dobbiamo mettere le mani tra soda caustica all'interno della pietetta di Santa Chiara e il lavoratore lo abbiamo chiamato sapone da disinfetti perché utilizzeremo l'olio fritto, quindi materiale di riciclo, la cenere che porteranno i bambini infetti, e faremo anche dei giochi di riconoscimento di alberi e arbusti della macchia mediterranea perché noi, come sapete, promuoviamo e valorizziamo il territorio, quindi porteremo foglie di lili, galle, borre, uccelli rapaci che si soffermano sui lili, eccetera. Per domenica 10 febbraio, sempre per tutti i bambini, organizziamo un'escursione. Questa escursione l'abbiamo chiamata Sensazioni in Natura, proprio per, insomma, per richiamare sensazioni del sud e naturalità. Siete invitati tutti quanti a partecipare, l'escursione sarà tra i patriarchi verdi monumentali del nostro territorio e soprattutto nell'ambito della nostra riserva naturale. E giungeremo poi alla gravina di Monsignore, dove ci sono anche altri tipi di alberi secolari da tutelare, quali querce, roverelle, lecci. Probabilmente una piccola sorpresa per i bambini sarà anche l'incontro del Corpo Forestale dello Stato. Stiamo aspettando la loro risposta, con la GIF fa più scena. Grazie a tutti, ciao! L'unica cosa che ti volevo chiedere, dato che mi hai invitato a questa cosa del sapore da fritare, ho sentito che c'è l'olio fritto, no? Se potete chiamarmi prima di utilizzarlo, cioè nel momento in cui si friggono le cose si mangiano, poi potete fare quello che volete con l'olio, nel frattempo se mi potete chiamare prima, va bene? Grazie. Sì, ecco, vedi, ti ho fatto vedere. Tutti i partecipanti avranno sicuramente una La regaleremo anche ai politici per tutta cosa. Invece si parlerà adesso di un video realizzato dal regista Lucio Giordano, che è un mediometraggio che verrà adesso. Guarda, non riesco a fare una persona seria. Un mediometraggio che verrà proiettato in questo momento come promo. Sarà soltanto 3 minuti e mezzo. Andremo a vedere un estratto di questo video con la regia, ripeto, di Lucio Giordano, che verrà poi invece proiettato il 10 febbraio alle 18:30 interamente, in maniera intera, sempre qui in questo luogo. Ma non solo, non è stato fatto soltanto per questa manifestazione, questo video, vuole essere un progetto molto più ampio, che verrà anche allargato alle scuole, a tutti gli enti che ne vorranno fare uso, perché questo video parla proprio dell'olio dal passato fino al presente. Volevo far parlare una persona seria, che è Lucio Giordano, così lui evita di dire cavolate rispetto alle mie, diciamo che sicuramente lo saranno. Eh sì, lo so, anche tu, buongiorno. Niente, un video, io ho accettato di buon grado questo invito fatto da Gabriele, ma è un invito già dall'anno scorso. E siamo riusciti a fare questo mediometraggio con la partecipazione, se mettevo la troupe mi sarebbe costato tantissimo. Ho trovato delle maestranze straordinarie nella mia città, da Federica Carone, che ha curato i costumi, ad Antonio Sciosci, elettricista, macchinista, Raffaele Larrafo, Raffaele Lavolte, che ha curato le scenografie. Cioè abbiamo fatto un ottimo lavoro. Gli attori ovviamente presi dalla strada, come piace fare a me, ovviamente ho fatto tutti i lavori. Avrete modo di vedere questi circa 4 minuti, il film invece in mediometraggio dura 40 minuti e partiamo appunto dagli anni 50 ad oggi e dalla raccolta, come veniva fatta una volta, quando si chiacchierava sotto gli alberi di ulivo, quando si raccontavano delle favole, quando si cantava mentre si raccoglievano le olive, ad oggi con questi macchinari, con questi ho visto questi aggeggi, questi trattori che abbracciano gli alberi per fare più in fretta. Però è bello, io vi invito appunto a vedere, a parte il promo vedrete, a venire a vedere il film il 10, abbiamo detto ottobre, 10 ottobre. 10 febbraio alle 18:30. Io devo ringraziare
autorità, che hanno dato davvero un supporto a questi ragazzi. Devo ringraziare Pasqualino Sibilla, che è sensibilissimo, veramente lui è stato bravo a portare avanti sia con la compagnia del turno questa festa del vino, Vino Novello, che è un evento che ormai ne parlano tanti, tutti. Ed è stato bravo perché ogni anno promuove questi eventi alla BIT di Milano, ed è stato ancora più bravo ad accettare di sponsorizzare questo evento di Gabriele, perché è un evento non commerciale, qua diceva Gabriele, ma scusate, voi ragazzi avete bisogno di guadagnare un po' di soldi, ma perché fate questi eventi? Perché per l'amore della città e per l'amore dell'olio, dei contadini, del lavoro che fanno i contadini, perché lui dai nonni che raccoglievano le olive gli è rimasto proprio nella mente il racconto, la racconta. Ancora grazie alla sua linea, Giuseppe Locorotondo, che ha sostenuto fortemente questi ragazzi, e l'invito che faccio a Giuseppe Locorotondo è di sostenerli ancora di più, Giuseppe, perché hanno bisogno di essere sostenuti, perché di spese che ne stanno, no, io sono come padre Nimmo, per molto che dice la messa, dice mi raccomando, prima di uscire, lasciare con me. Sappiamo perché il padre è a capo di tutti, Giuseppe è il massimo della sensibilità in questa città, infatti non appena arrivato Giuseppe conversando da paese e arrivato città, allora in questo dobbiamo dare merito al merito. Bene, io vi invito appunto a Eustachio, non l'ho salutato, ringrazio per la tua straordinaria preparazione, avrò bisogno di te poi per quanto riguarda dei commenti che inserirò all'interno del film, perché siamo in lavorazione, siamo ancora in fase di montaggio, questo l'abbiamo fatto una settimana, ma il film sta andando avanti perché le ultime scene sono girate ieri mattina. Buona visione a tutti e grazie ancora, grazie Gabriele. Grazie. Bene, è arrivato il momento quindi di visionare questo video, ma volevo che sia proprio la chiusura questo video, chiudere in bellezza questo incontro che abbiamo avuto stamattina. Volevo ricordarvi insomma le date di questa manifestazione: 8, 9 e 10 febbraio. Adesso vi aspettiamo qui in un percorso veramente bellissimo, piccolino ma intenso, veramente di cose da vedere, di cose da fare. Volevo ricordarvi ancora dai tronchi all'ulivo ai tracci di vite, che è appunto la mostra che poi tra l'altro potremo vedere quando andremo da quella parte per la degustazione, quindi guardatela, perché la pubblicità, la prima pubblicità non sono queste cose qua, le carte, ma le persone che guardano e che si drogano di cultura e che vanno fuori drogate a dire che in quel posto ci si droga di cultura. L'immagine quindi, è chiara. Credo che più di così non si potesse dire. Sono abbastanza io sì, vabbè, io poi sono uno dei primi sballati di questo paese, vabbè, pazienza. Dunque,
Alla cola cola quella banana vecchia, ma che chi ha tutti da bare vecchia, i ma che chi ha tutti da bare vecchia. Alla cola cola cosciamo la fandana, quando si discende la zitanghiana, e quando si discende la zitanghiana. Fiore custo, nu va să tacă dam bacia lumusă, nu va să tacă dam bacia.